mi chiamo Maria Rosa Bruggini, sono un'insegnante in pensione e attualmente sono dirigente del Proloco Carollo Varesino. Abbiamo voluto fondare di proposito questa Proloco proprio perché a Caronno manca e perché pensiamo che possa servire a far funzionare bene il paese e organizzare un mucchio di eventi. Questa è la festa agricola, il terzo anniversario della festa agricola, e diciamo l'abbiamo appunto già organizzata altre due volte e tutti gli anni ci ingrandiamo sempre di più. Quest'anno poi veramente ci siamo allargati sia come capannoni che come materiale, e tra l'altro secondo me è un bel evento proprio perché è un evento apartitico e apolitico. La gente viene perché è contenta di venire, trovi di tutto, ma soprattutto le persone ci hanno aiutato a organizzare, proprio le persone ci hanno aiutato dal punto di vista manuale. È da un mese che siamo qui a sistemare, a mettere al posto i capannoni, a preparare le cucine, tutta l'organizzazione burocratica, e ci ha dato tanto da fare. E per cui io ringrazio tantissimo queste persone che mi hanno dato una mano. Adesso è arrivato il momento di prendere le soddisfazioni, è andato bene, il tempo comunque ha contribuito a farci andare bene. E per l'anno prossimo cosa prevedete? Come è successo quest'anno? Sì, penso di sì, anche perché gli altri due anni avevo piovuto, quest'anno invece veramente le giornate sono state stupende. Prevediamo ancora un altro anno sempre più grande, sempre più gente, ma soprattutto siamo contenti noi che organizziamo, perché nel vedere la gente che viene qui, che è felice, che è contenta e veramente vede qualche cosa di nuovo, i trattori, gli animali, si mangia anche bene, perché poi abbiamo delle new entry ogni anno che arrivano da Piacenza, addirittura dall'Argentina, la gente è contenta e questo ci fa piacere, quindi vorremmo continuare ancora l'anno prossimo. Quindi l'anno prossimo quarta edizione? La quarta, e poi vediamo di organizzare qualche cosa di nuovo.